Salve a tutti amici, ben ritrovati sul canale. Oggi voglio recensirvi la mia nuova borsa Shimano, da spinning naturalmente. Come sempre però prima di iniziare vorrei invitarvi ad iscrivervi al canale, lasciare un like ed un commento al termine del video se questo vi sarà piaciuto. Bene, possiamo cominciare. Questa è la borsa, come si presenta. È quasi completamente in pelle e plastica naturalmente. Allora, questa è la versione XL. Allora, abbiamo una tracolla e una cintura. La cintura è bella larga, ha anche questi rinforzi laterali, molto comodi. Ve lo dico perché io avevo anche la versione precedente, ho la versione precedente, ma purtroppo non aveva la tracollina e quindi tutto il peso andava sulla cinta e purtroppo con il tempo poi si è danneggiata. Bene, allora dicevamo la struttura all'esterno è tutto quanto in pelle con questo bellissimo logo della Shimano. Abbiamo una tasca abbastanza larga, traforata, quindi se entra acqua o sabbia esce all'esterno, quindi non stagna. E questa è molto comoda per riporre. Di solito io metto una scatolina con le esche siliconiche e ce le ho sempre a portata di mano. Oppure ancorette di ricambio, moschettoni, snap o quant'altro, un paio di forbici. Diciamo, porto le cosette che mi servono a portata di mano. Poi abbiamo il tappo superiore che è in plastica rigida, ben fatto, con il logo della Shimano in rilievo bellissimo. E all'interno ci sono sei scomparti, ok, che possono essere rimossi per essere lavati, puliti. Di solito io li sciacquo ad ogni uscita insieme agli artificiali che utilizzo, se non tutti. E ogni scomparto ha tre scomparti per ogni singolo artificiale, quindi possiamo portare tranquillamente 3, 6, 9, 12, 15, 18 artificiali. L'altezza, diciamo la profondità di ogni scomparto è di circa 12 centimetri. Con il coperchio chiuso, diciamo che ci entrano tranquillamente artificiali da 15 centimetri. La borsa è molto molto comoda, proprio per questo motivo possiamo metterle sia in questo verso che nel verso che c'era prima, e è comodissima proprio per riporre i nostri artificiali ed averli sempre a portata di mano. Ok, io li metto di solito così per una comodità. Questi possono essere tolti, c'è la possibilità addirittura di inserire anziché un artificiale per ogni scomparto, ne possiamo magari di più piccolini, tipo 80 o 90, ne possiamo mettere anche due. Io ho di solito il minimo, la grandezza minima che utilizzo per lo spinning alla spigola, perlomeno dalle mie parti, è 90. È difficile che scendo sotto il 90 mm. Questa qui è la borsa. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, prima di lasciarvi, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like ed un commento e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!